La città di San Salvo è sempre più cardioprotetta, dal territorio si passa nelle scuole. Sì, grazie inizialmente alle iniziative dell'amministrazione comunale e delle farmacie di San Salvo abbiamo avuto la disponibilità di 5 defibrillatori. Oggi, grazie all'iniziativa dell'associazione Lori a Colori e del Lions Club di San Salvo, abbiamo avuto la possibilità di aumentare il numero dei defibrillatori e porli nelle scuole di San Salvo. Grazie anche alla disponibilità dei 2 dirigenti scolastici, nel caso di specie della professoressa Anna Rosa Costantini del primo istituto comprensivo e poi anche del professor Parente, che è il dirigente dell'istituto comprensivo numero 2. Grazie a loro, alla generosità dei genitori, degli alunni che frequentano le scuole di San Salvo, che erano amici dei figli di Simona e di Angela, a cui va il nostro ricordo grato e sicuramente affettuoso. Dirigente, per la scuola è una bella notizia. Sì, noi abbiamo accolto con favore l'iniziativa perché le scuole sono frequentate da migliaia di persone, quindi questi strumenti, che speriamo non servano mai, possono essere fruiti da tutti quelli che frequentano la scuola, ma anche dalle numerose associazioni sportive che frequentano e utilizzano le nostre palestre. Quindi è un servizio alla comunità che ha come centro la scuola. L'associazione Lori a Colori, una missione, ha fatto l'attenzione verso queste problematiche. Allora sì, l'associazione Lori a Colori è felicissima di essere stato il tramite tra la cittadinanza e questa opera che siamo riusciti a concretizzare. Ci teniamo a ringraziare Nicola Gaspari, che ha sollecitato molto l'azienda per farci avere questi defibrillatori, e volevamo ringraziare soprattutto anche Maria Grazia Terpolilli, che da lei è partito tutto, da questo gesto che si è concretizzato oggi con questi 2 defibrillatori. Grazie all'amministrazione che ci è sempre vicino. E per il Lions è un impegno sociale importante? Certo, per noi è un service importantissimo questo. Siamo riconoscenti e grati all'associazione Lori a Colori che ci ha coinvolto in questo progetto, un progetto per la vita si può dire. È un defibrillatore, insomma, è uno strumento che può salvare delle vite umane. Siamo fieri e anche contenti che vengano posti nelle scuole dove ci sono i ragazzi, e per cui ringraziamo Lori a Colori di nuovo, l'amministrazione comunale e i dirigenti scolastici che ci hanno consentito tutta questa operazione.